Anche il campionato di Serie D sta vivendo la sua fase cruciale con la definizione delle griglie delle semifinali play-off. Fra le fantastiche 4 ci sarà lo Spedaletti che in gara 2 ha chiuso la pratica al Benga con un eloquente 80-60. I ragazzi di Coach Lupi, dopo un avvio in sordina, sono riusciti a piazzare un break di 25 punti nel secondo quarto, gestendo il ritorno in Gauno con l'ausilio di ampie rotazioni. Il tempo per compiacersi del risultato però è già scaduto. Lupi infatti rivolge il suo sguardo già all'ardita Juventus Genova, prossima avversaria, forte di elementi di grande esperienza e fisicità. Il raggiungimento della finale passerà dunque ancora una volta per le mani di Zunino, Michelis e Gelmini, tutti in doppia cifra abbondante nei quarti di finale e pronti a non far rimpiangere la partenza a gennaio della stella Matteo Baggioli. In semifinale giungono anche gli Orange Under 19, che grazie al rotondo successo in gara 2 contro il Sarzana Basket, 96-33 il finale, si garantiscono un'altra palpitante sfida contro il DLF Spezia. Pronostico apertissimo con garanzie di spettacolo dunque, e Sibilla e Paganini già in rampa di lancio per il raggiungimento di un traguardo storico. Vincono gara 1 dei quarti e vedono le semifinali anche i ragazzi dell'Under 17, sempre allenati da Lupi, che contro l'Alcione Rapallo si sono imposti per 69-55. Difesa aggressiva e buon giro palla in attacco sono state le chiavi di un successo sofferto, come indica il 32 pari all'intervallo lungo, ma meritato. Dopo aver trattato di BVC Sanremo e BC Ospedaletti, completiamo la panoramica sulla palla spicchi provinciale tornando al campionato di promozione, che in attesa di gara 3 di semifinale fra Imperia e Sanremo ha già designato la sua prima finalista. Si tratta del Bordighera che per il secondo anno consecutivo sotto la guida di coach veneziano raggiunge l'ultimo atto grazie alla vittoria sulla pallacanestro Atena-Genova. Il finale 65-56 non rispecchia fedelmente il pieno controllo avuto dai Bordigotti, insidiati solo nell'ultimo quarto dal ricorso genovese a falli sistematici nel tentativo di raddrizzare il punteggio con la lotteria dei tiri dalla lunetta.